andata così. Allora, vediamo perché vorrei illuminarti l'anima. La canzone, no? Vorrei. Ecco, già questo lato non mi piace, perché a me piace andare dall'altra parte. Chi mi segue da tempo, cioè praticamente dall'inizio, sapeva che all'inizio andavo sul settore di sinistra, lo ritenevo più adatto, però poi giocando mi sono reso conto che effettivamente l'altro lato è più idoneo, soprattutto per le corazzate. Però visto che siamo capitati qui, oddio, potremmo andare anche a destra però. Non ci sono punti di cap, mannaggia. Cosa facciamo? Dai, andiamo a destra, dai, cioè a sinistra, dipende da come si vede la mappa. Andiamo, potremmo, anzi, idea. Però il punto di respawn non aiuta, potremmo sempre andare centralmente. Il problema è che sono presenti aerei, vediamo però loro cosa hanno. Nicolas, la Mizuki e due livelli 3. Due livelli 3, va bene, dai. Eh sì, Boom Devi, questa volta è stato Boom Devi. Boom Devi. Non a caso Boom Baby, Devi sono simili, no? Quindi quando mi fanno esplodere, si può anche utilizzare il Boom Devi. Boom Devi. Io non capisco quanto ci metta Twitch a darmi la partnership. Quanto devo aspettare ancora? Però giustamente, evidentemente, devo avere un po' più di follower, un po' più di visualizzazioni, perché comunque su Twitch mi piace particolarmente come piattaforma, veramente più di YouTube per streamare. Anche perché qui viene solo chi vuole vedere le mie live. Mentre su YouTube non capisci effettivamente chi vuole vedere le live, perché tra iscritti normali, insomma, c'è chi vuole vedere magari solo i video, no? Invece qui vengono le persone solo che desiderano vedere le live. Allora, tra l'altro quello lì, io quasi quasi inizierei già. Ecco, sta virando, ma proprio era ovvia come cosa che tu. Vediamo se riesco. No, dai, perché dobbiamo fare queste cose? Aspettiamo ancora, tanto siamo spottati a 5.4, siamo a 6.3.2, avanziamo, dai, avanziamo, vediamo questi due. Spariamo, spariamo, dai. Non perdiamo tempo perché sennò qui non facciamo mai danni. Adesso dovrebbe puntarmi, io vado a destra e dovrei evitare i colpi. Il manuale secondo Devi, sì, lui ovviamente non mi vado a prendere perché sono troppo distanti. Ok, aspetta, aspetta, ce ne sono un po' troppi. No, dai, non posso farmi affondare di nuovo in 2 secondi, eh. Non prendiamo questo vizio, sennò non ne veniamo fuori. Comunque dobbiamo allontanarci. Vediamo se riesco ad allontanarmi. Bravo. Siamo spottati. Bravi. Dai! Per poco. No, ragazzi, questa cosa non mi piace però, eh. La live non so fra quanto finisce, sinceramente. Penso fra un'oretta. Dipende, perché l'orario è indicativo quello che trovate scritto nelle info. Io guardo World of Warships mentre gioco World of Warships, fantastico. Non so se lui continua però su questa. Dai, fammi fare un Devastating Strike. Da tanto che non lo faccio. Fammi fare un Devastating Strike, per favore. Solo uno, eh.
Bravo, l'ha presa, l'ha chiusa, bravo. Questa cosa non mi piace, sta evitando troppi siduri per i miei gusti. Aiuto, come ti aiuto? No, mi ha spottato. Basta, spariamo con le due. Che cavolo ci fa la Zuyu là? Ma stiamo scherzando? Cosa ci fa? Qualcuno mi può spiegare perché la porta dei nostri è andata in quella zona? Poi giustamente rimane a 971, guarda lì. Ragazzi, sono senza parole. Abbiamo perso la porteria perché era in una posizione molto discutibile. Ce la facciamo ad affondarla? Grazie. Non so perché la. Boh, non lo so. Cioè, io ne ho visti di posizionamenti errati, sicuramente ne ho fatti anche io, siamo d'accordo, però in quel punto non sono mai andato con una portaerei, considerando che non c'era neanche la copertura, quindi i nemici hanno trovato il varco. Vuoi farmi credere che mi hai beccato quando ero, non ero spottato? Stai dicendo questa cosa? Stai dicendo seriamente? O mi stai prendendo in giro? Questo giocatore ha evitato tipo tutti i siluri che ho lanciato da quando gioco a World of Warships. Però direi che adesso mi dovresti dare la kill perché altrimenti, sai, mi fai arrabbiare. Anche perché, no, 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 no. Se tu lanci quelli là, poi lui cambia la direzione rispetto al mio lancio. Vorrei far notare la posizione di questo giocatore, scusate, in C10. C10 la corazzata. Vabbè. Se lui non avesse lanciato i siluri, secondo me l'avrei anche beccato. Lui la portaerei. Questi livelli sono sempre affascinanti perché non sai mai cosa aspettarti, cioè vedi robe assurde. Non c'è uno schema preciso di come. Boh. Senti, io ti sparo con le torrette e via. Perché se aspettiamo i siluri, qua facciamo notte. 1009. Ottimo. Vediamo se lo becchiamo di nuovo 1009. 1320, lo accettiamo. Ce la fai? Non ce la fa. Dai, 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 dobbiamo affondarlo. Adesso lo inseguo io, guarda. Va a finire che do io la caccia all'incrociatore. Tra l'altro stiamo cappando la base avversaria da quanto vedo. 47.000 danni, pochissimi ragazzi, pochissimi. 47.000, dai. Sono davvero pochi. Cioè io con questa nave sono arrivato anche a 200.000 danni. Questo fa capire la distanza che mi separa da un punteggio buono. Cerca di sparare adesso a lui, dai. 390, 330. Di cappare stanno cappando, però considera che sono spottati dalla porteria avversaria. Se usano il fumo hanno probabilità di cappare la base, altrimenti faranno una brutta fine. Ma noi continuiamo ad andare con le torrette perché. Ma dai ragazzi, la sto affondando veramente io questo incrociatore con le torrette, non si può vedere.
Vai, un siluro, vai, vai. Bravo. Bravissimo. C'è qualcuno che si chiama Lupo? Lupo 0404. Grande Lupo. Vediamo la sua risposta. Lupo, mi raccomando, non essere volgare perché siamo in live, anche se non mi senti, però. Cerchiamo di dare la caccia a quell'incrociatore, a quel cacciatorpediniere, dai. La pubblicità, ragazzi. Allora, il fatto della pubblicità, io l'ho detto, sto aspettando la partnership di Twitch, in modo tale che chi si vuole abbonare per levare la pubblicità lo può fare. Ovviamente io non gestisco la pubblicità di Twitch, è proprio Twitch che la gestisce. Quindi è così. Ma devi, tu lo fai per le sub. Certo, va bene. Allora, potremmo andare però su quella Mozuki. La Mozuki 2 sono le cose, ecco appunto. Comunque brava la Osho, l'ha preso con un siluro, davvero complimenti. Lancio manuale o non lancio manuale, l'ha sempre beccato, quindi bravo. Noi andiamo sempre sulla Mozuki, perché comunque dobbiamo affondarla, non ho range, non posso sparare, posso sparare. Posso sparare solo adesso. 1320. Aspettiamo perché adesso lui vira. Quindi spariamo così. Ho provato a salvarti, eh. Ho provato a salvarti. Ragazzi, ce la facciamo a vincere questa partita? Allora, tecnicamente noi siamo messi bene, perché? Perché la base viene, affermativo, la base viene catturata, quella nemica. Noi stiamo per andare contro le corazzate che ovviamente non hanno possibilità di spottare la nostra nave, quindi siamo messi a cavallo, un cavallo nell'acqua, un cavalluccio marino. Mi vengono così queste battute, non c'è niente da fare, mi vengono proprio così. Allora, cavalluccio marino. Me la devo ricordare. Loro hanno l'incrociatore che torna sul punto di cappa, però, eh. Dobbiamo difendere la base. Se perdiamo il cacciatorpediniere e la corazzata, sono tanti punti che perdiamo e possiamo perdere la partita anche perché ormai sono rimasti 7 minuti. Quindi dobbiamo darci anche una mossa perché quello lì non so quanto resiste. Vediamo, dai, proviamo. Devo assolutamente affondare una corazzata. Se non l'affondo, perdiamo sul serio. No, dai, non abbiamo ancora perso, abbiamo ancora qualche minuto. 387 a 368. Che partita fino all'ultimo. Ok, tra poco fanno un po' di punti loro. Dai, avanziamo. Siamo a 39,5 di velocità. 13,3, troppo lontana. Sono lontane, sono lontane. Ok, dai, diciamo anche quello che deve fare in chat. Te l'ho anche scritto cosa devi fare, eh? Usa il fumo. Ok, stiamo per perdere lui. Ok, va bene, va bene, va bene. Abbiamo 6 minuti per fare una kill. Abbiamo perso ancora, dai. Basta un devastating strike e facciamo punti. Non abbiamo perso. Rimani lì dentro, però. La possiamo ancora vincere se rimane lì dentro e non muore.
però deve rimanere lì dentro, cavolo. No, li ha evitati. Cavolo, li ha evitati. Vabbè, dai. Mi sa che non ce la facciamo sul serio. Arrivano anche i problemi. Ragazzi, devo andare a tutta velocità contro la corazzata. E devo evitare anche le rosiduranti sulla destra, però penso che vadano sulla corazzata. Ok, dai. Massima velocità, dai, più potenza. Da Houston abbiamo bisogno di più potenza. Più potenza mi serve. Se lui fosse rimasto fermo. Dai, dai. Uno, due, tre. Dammi la kill e non rompere. Vedi che non è ancora persa la partita. Continuiamo ad andare alla massima velocità, Ragazzi, se vinco questa, sono senza parole, in positivo. Dai! Mi serve più potenza, potenza che non ho, potenza che non ho. Mi serve più potenza, Houston. Mi servirebbe il tasto Y. Dammi il tasto Y, dai. Almeno una kill. Dai, un'altra kill, un'altra kill. E vai. 302 a 400. Cazzo, veramente. E la perdiamo per poco, la perdiamo, La perdiamo per poco. La perdiamo per poco, guarda lì. Non c'è modo adesso di vincerla perché la Furutaka ovviamente mi spotta. Anzi, sono ieri che mi spottano. Però possiamo provare. Se distruggo la Furutaka. No, ma non ho tempo. Anche volendo non ho tempo. Non ho il tempo materiale per fare nulla. Sta facendo quello che desideravo. Infatti lui sta virando. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai indietro, vai indietro. Vai indietro, cavolo. Perché sono uscito dal fumo? Non la vedo. No, mi becca. Ma non si può perdere così. Non si può perdere così, porca miseria. Forse lui sta andando da quella parte, però. No, ok, dai. Ragazzi, ce l'ho messa tutta per vincere, però non è servito. Non ce l'ho fatta. Siamo spottati dall'aereo. Niente, abbiamo perso. Mannaggia. Una easy kill per la porta aerea adesso. Anzi, mi ha mancato. Mannaggia, guarda lì cosa mi tocca perdere. Cosa mi tocca perdere. Ho distrutto anche un aereo, incredibile. Non si vince, non si vince. Peccato, Peccato, peccato. Ah, dall'altra parte. No, mi ha beccato. No, non mi ha beccato.
Adesso mi becca. No! E non mi ha distrutto. 88, rimango con 88 di vita. Ragazzi, sono rimasto con 88 di vita. Ho dato il massimo, veramente. Però più di così non potevo, sul serio. Veramente non potevo fare più di così. Guarda cosa mi tocca perdere. Guarda, guarda. 100.000 danni fatti inutilmente, proprio buttati nel cesso. Apri, capito? Fine. Team score. Siamo arrivati primi, davvero, non l'avrei mai detto. Con 840. Complimenti alla furutata, però. Insomma, quando perdi la Zuio dopo 2 minuti diventa un po' difficile. Allora, abbiamo guadagnato 262. Peccato.